Il città di Guardavalle sbanca Taverna vincendo per 4-2 sul Pino Donato e allunga in classifica, approfittando della sosta del Real Pizzo dovuta al calendario e dal pareggio del Real Pargheria sabato 1-1 alla Mezia contro la Promosport. Quindi la squadra di Gesualdo Calabrese si porta a 4 punti dal secondo in classifica, appunto il Real Pizzo, e a 5 dal Real Pargheria e dal Pisco Pio, l'unica peraltro a usufruire del turno vincendo in trasferta 2-0 a Rosarno. Quindi un primo inizio di fuga da parte della squadra di Guardavalle, che ha tutte le caratteristiche e la possibilità di giocarsi questo campionato di prima categoria. Esattamente, parliamo del girone C. Sul resto del fronte dobbiamo dire che è stata una giornata incompleta, in quanto due partite sono state sospese, quelle tra Real Mileto e Real Montepaone e quella tra Rombiolese e Borgia. Per il resto della giornata dobbiamo segnalare l'1-1 tra il Prasar e il Comprensorio Corace e il ritorno alla vittoria del Città di Soverato 3-1 contro il Martelletto Settigiano. Vittoria che consente al Soverato di uscire dalla zona bassa della classifica, attestarsi quantomeno a centro classifica, anche se, come dicevamo, dai 16 punti del Real Montepone, fermo come dicevamo oggi, ai 9 punti di Martelletto Settigiano, ci sono pochi punti di distanza, e quindi una vittoria o una sconfitta può provocare il passaggio da una zona all'altra, appunto, della classifica. Per il momento diciamo che il Città di Soverato si attesta a 13 punti a ridosso di quella che potrebbe essere la zona playoff.